paese in Europa come immigrazione. Questa gentaglia di politica ha fatto sì che i nostri giovani se ne vanno, cioè esportiamo laureati, importiamo manodopera di bassa qualità. Questo è il nostro paese. Siamo il secondo esportatore di genere umano dopo la Romania. Ci hanno costretto a lavorare per prendere la pensione fino a morire, fino a 67 anni. Siamo veramente, qui bisogna avere un pensiero diverso. Voglio rivolgermi a questo Rigor Montis. Rigor Monti è un uomo. Si vede che è un galantuomo, l'ho anche dichiarato che è un galantuomo, ma da lì ma le azioni che sta facendo comportano un modo di pensare che è sempre lo stesso. Lui che ha vissuto di bocconi, bocconi e bocconi dentro un sistema di questo sistema lui ha approfittato perché non si è mai messo in gioco, non ha mai detto una cosa contro il sistema, è un uomo del sistema, è il suo vice, questo Passera. Questo nome inquietante, Passera, amministratore, ex amministratore delegato di Banca Intesa, che sta facendo delle cose geniali. Allora ci sono due banchieri che stanno facendo riordino questo paese, riordinano questo paese, ma non riordinano il popolo italiano, l'Italia, parano il culo alle banche. E allora questo giro di cose, questa ormai metafisica. Cioè, la Banca Centrale Europea dà 500 miliardi di euro alle banche nazionali europee. Ma che cosa significa? Chi dà i soldi alla Banca Centrale Europea? Glieli do io, glieli dai tu, glieli diamo noi. Allora, i nostri soldi vanno alla Banca Centrale Europea, la quale prende questi soldi e li presta alle banche nostre nazionali all'1%. Ma perché non me li presta a me all'1%? Li presta alla banca, la quale compra dei bot, quindi aumenta il debito, compra il debito nostro e al 7% di interesse guadagnando il 6%. Ma dammelo al 3 direttamente a me, perché dobbiamo passare tramite banca? È l'illusione incredibile. Coi miei soldi vanno a far guadagnare delle banche e basta. Ma fate un concorso di imprese europee, i migliori progetti vengono finanziati direttamente con i miei soldi. Allora, questo è un mondo completamente da rifare. Signori, abbiamo da fare un sacco di cose, il pensiero, cosa produrre, cosa non produrre, cosa sarà il lavoro, cosa non dovrà più essere il lavoro. Potrà essere un lavoro pagato, retribuito, una parte del tuo lavoro sarà per gli altri, l'economia sulla solidarietà, sulla ricaduta, che cos'è una banca, che cos'è un'impresa, cos'è la borsa, cos'è la finanza. Dobbiamo mettere in discussione tutto, è meraviglioso. Questo senso del pensiero nuovo, siamo obbligati a pensare in un altro modo. E allora, il pensiero che ho oggi è che noi non contiamo niente, facciamo referendum e buttarlo nel cesso, facciamo leggi popolari di nuovo dentro il cesso è pieno di iniziative dei cittadini. Ma è possibile? Allora, se queste manifestazioni, se io faccio un referendum contro il finanziamento dei partiti e me lo rimettono come rimborsi elettorali, se facciamo un referendum dell'acqua per non privatizzarle, non succede niente. 27 milioni di cittadini hanno detto no alla privatizzazione dell'acqua. Dove è stata privatizzata? In quasi tutte le regioni d'Italia non è successo nulla. Non hanno tolto il 7% che era il riparo del capitale del privato. Stanno attendendo una legge nazionale che gli dica come fare. E intanto l'acqua è aumentata del 4% e sappiamo benissimo che la legge nazionale non verrà mai perché sono sempre loro. Questi asfittici, morti, vergognosi e facce da culo dei partiti politici. Via i partiti politici della democrazia. O siete sudditi o diventate consumati, neanche consumatori, consumati o sudditi. Allora, abbiamo un'alternativa? Sì che c'è. Diventiamo cittadini. E per diventare cittadini dobbiamo entrare nella Costituzione. Calamandrella chiamava l'incompiuta, forse è incompiuta davvero. Forse 60 anni fa andava bene, perché proteggeva i partiti. Ma i cittadini non hanno più possibilità di incidere. La Costituzione non deve solo parlare, perché ora so che me lo menerete, Grillo, ora si crede, può cambiare la Costituzione, pensate quello che volete, ma la Costituzione la devo capire io, mio figlio, deve essere semplice, non interpretata da un costituzionalista. E allora se la Costituzione non prevede nessun tipo di cosa, i referendum devono essere abrogativi, cioè possiamo solo abrogare le cazzate che fanno queste facce da culo. Le leggi popolari, ne abbiamo fatte tre, il Parlamento pulito, due legislature e il voto di preferenza, buttati nel cesso. Quindi la Costituzione non prevede
che le leggi popolari devono essere discusse in Parlamento obbligatoriamente, non lo prevede, quindi lo buttano nel cesso una legge popolare. Non abbiamo neanche il voto di preferenza. I referendum devono essere propositivi senza quorum, in modo che i cittadini si organizzano in rete, si organizzano nelle piazze, determinano la priorità delle spese, dei loro soldi, dove devono andare a finire. Ma Dio mio, è semplice, è semplice. Bisogna pensare un mondo nuovo. Signori, allora, come ha fatto? Ma guardate cosa è successo in Islanda. Hanno mandato a cagare le banche, hanno nazionalizzato le banche, fatto arrestare i banchieri, hanno sciolto quella merda di costituzione che avevano e se la stanno riprogettando cittadini estratti a sorte con curriculum che stanno decidendo la loro vita da soli, cittadini, rifacendo una costituzione che era impastata con quella danese. Noi abbiamo una questione impastata dai partiti, dobbiamo liberarci di questo tumore, di queste metastasi e cominciamo da lì, da questo a esporre tutto, a esporre questo cartello, non vietato l'ingresso ai politici in tutti gli esercizi, date una dimostrazione che esistete. Quindi io vi abbraccio e vi aspetto in un 2020.